Cari amici, buonasera. Eccoci qui di nuovo con una puntata della nostra serie dei Grandi Iniziati, eh, per la quale, mi, come gli altri personaggi, mi ispiro abbastanza a questo libro che ho fatto qualche anno fa, che si chiama I Grandi Iniziati del nostro Tempo, dove ho riunito personaggi che. In tempi abbastanza recenti, negli ultimi due secoli, diciamo così, 800 e 900, hanno, ci hanno portato degli insegnamenti molto particolari. Abbiamo diversi fra loro, ma tutti tendenti allo stesso fine, cioè a quello di farci vivere meglio, di farci compiere un cammino evolutivo, di farci scoprire qual è il senso della nostra vita e di rivolgerci verso l'alto, di rivolgersi verso lo spirituale, quindi dando un senso di tipo. Elevato morale, etico, spirituale alla nostra esistenza. Faccio una piccola sintesi dei personaggi di cui abbiamo parlato fino adesso. Abbiamo cominciato il più antico, è stato Emanuel Swedenborg, che è vissuto fra nel 700, nella prima parte del 700. Poi abbiamo parlato di Jacob Lorbe. qua entriamo in pieno 800, con lui, questo signore musicista che a un certo punto è stato. Eh, sorpreso da una voce che gli parlava nel cuore e ad essa ha dedicato tutto il resto della sua vita. Abbiamo parlato di Alan Kardec, eh, il codificatore dello, dello spiritismo. Abbiamo parlato di Elena Petrovna Blavatsky, Madame Blavatsky che è la fondatrice del movimento teosofico, di Rudolf Steiner che è invece è il fondatore, partito dalla teosofia, è stato il fondatore del movimento antroposofico. Abbiamo parlato di Gurdjieff, questo grandissimo maestro che è veramente un gigante dello spirito, un uomo che ha saputo dare stimoli come pochi altri. Poi abbiamo parlato di Carl Gustav Jung, che tutti conoscano, questo grande medico dell'anima. Abbiamo parlato di Roberto Assaggioli, che è definito in qualche modo lo Jung italiano, nel senso che con Jung erano molto amici e hanno un discorso abbastanza simile. Abbiamo parlato di Krishna Murti, questo grande maestro. Indiano che ha parlato soprattutto per l'Occidente e che è molto vicino a noi nel tempo, perché è morto nel. ha vissuto oltre 90 anni ed è morto nell'86. Abbiamo parlato ancora di Victor Frank, Frank, che è questo eh, psichiatra eh, viennese eh, ideatore della logoterapia, che è una disciplina. Che vada al senso della vita, quindi un discorso sempre in linea con queste tendenze che ho detto all'inizio. Oggi parleremo di Pietro Ubaldi, lui è un italiano, abbiamo parlato di molti che non sono italiani, lui è un italiano ed è vissuto dal 1886 fino al 1972, quindi, diciamo, anche lui è molto vicino a noi nel tempo. Io ho conosciuto, quando preparavo questo libro, ho conosciuto ancora persone eh, che l'hanno frequentato, perché persone che nel 72 erano in grado appunto di conferire con lui e quindi c'è una memoria molto vicina rispetto a lui. I suoi libri vengono tuttora pubblicati, ristampati, letti con moltissimo interesse. Lui è un personaggio un po' particolare ed è stato definito un letterato, è stato definito uno scienziato, anche un avvocato perché ha studiato legge, però soprattutto è stato un uomo che a un certo punto della sua vita, non, vita non facile di cui poi parlerò, è stato capace di mettersi in ascolto di una voce che gli arrivava dalla sua interiorità. Lui diceva appunto che questa voce la sentiva dentro di sé e che ha dato un indirizzo tutto diverso alla sua vita. Una voce, una voce che gli dettava praticamente delle cose che lui ha scritto poi nei suoi libri. Quei libri scritti, eh, diciamo così, quasi per automatismo, cioè senza correzioni, senza preparazione preliminare, quindi eh, diciamo che può essere definito. Anche lui anche un medium, ma è più di un medium, lui senza la passività del medium, cioè lui consapevolmente, in ascolto di questa voce che era dentro di lui, della quale lui sapeva mettersi in ascolto, perché anche questo è un'arte, anche questa è una, una dote: quella di sapersi mettere in ascolto. E, Ubaldi mi ha ricordato per certi aspetti Jacob Lorber di cui abbiamo parlato precedentemente, e io, a cui ce ho cenato anche prima, che è questo. Austriaco che è vissuto nell'Ottocento, che era un musicista, che stava facendo tutt'altro, anzi stava per trasferirsi a Trieste, per dove gli era stato presentato, offerto un posto di maestro di cappella, quindi lui faceva tutt'altro che questo. Quando una mattina sente dentro di sé, nella, nella zona del cuore, una voce che gli dice. Prendi la tua penna e scrivi. Lui obbedì, prese la sua penna e calamaio, perché siamo all'epoca di penna e calamaio, comincia a scrivere e quello che gli viene dettato, lui sentiva questa voce nella zona del cuore e quando lui scrisse le prime parole che la voce gli dettò, capì che gli veniva affidato un compito straordinario che non, che non eh, prevedeva nient'altro, non poteva fare nient'altro che mettersi in ascolto di questo. Quindi rinunciò a questo posto per lui vantaggiosissimo e attesissimo a Trieste come musicista maestro di cappella, rimase nella sua cittadina in Austria e per i 24 anni, aveva 40 anni quando gli è successo questo, morì a 64, per i 24 anni che gli rimasero lui visse molto modestamente dando lezioni di musica e scrivendo ogni giorno sotto dettatura, senza i suoi testi, non hanno correzioni di sorta come è tipico delle scritture automatiche consapevoli però non era in lui sentiva, ascoltava e poi, e poi trascriveva. Ecco, lui è stato un caso emblematico. Eh, che cosa ha scritto Jacob Laure? Lo, lo cito perché è abbastanza simile per certi aspetti a Ubaldi, che peraltro è vissuto un secolo dopo, molto più vicino a noi nel tempo, in italiano, eccetera, eccetera. Cosa ha scritto Jacob Laure? Ha scritto dei testi di tipo eh, sociale, scientifico e spirituale, come anche eh, Ubaldi cioè ha scritto delle cose anche di tipo profetico che a livello di eh, conoscenza scientifica si sono rivelate esatte perché Jacob Lorbe ha previsto allora nella prima metà dell'Ottocento delle cose che si sono poi realizzate puntualmente in seguito, adesso lui diceva appunto di, essere, di scrivere per l'uomo del, del 2000 e che all'epoca sua non erano pensabili assolutamente. E quindi questa veridicità delle cose che ha scritto danno autorità e credibilità anche ai testi di tipo spirituale che gli sono stati dettati. La stessa cosa è avvenuta, diciamo, a un livello diverso, su un piano diverso, è avvenuta per Ubaldi. Anche lui, a un certo punto, ha sentito questa voce che parlava dentro di lui e che gli dava appunto queste, queste informazioni. Lui scrisse infatti, lui ne ha parlato molto di come la voce lo ha avvicinato, perché la cosa era un uomo colto, lui, quindi ha valutato eh, questa esperienza in termini eh, anche molto concreti, anche molto oggettivi e razionali. E lui dice: Quella voce, che lui scrive sempre con la V maiuscola, si sì era avvicinata a me parlandomi, ma era a me interna. Poi la mano, eh, poi, eh, scusate, perlomeno io la raggiungevo per vie interiori, intime. Essa si manifestava in me come un'interiore audizione di concetti. Lui ha un linguaggio un po' aulico, però eh, direi molto facilmente comprensibile. Audizione di concetti, lui ascoltava, sentiva quello che la voce diceva in un contatto così diretto che questi non erano nemmeno formulati in parole. Certo, essa era distinta da me, dalla mia normale coscienza quotidiana, perché essa guidava, consigliava e prediceva e questa seguiva e obbediva. Quindi, eh, da indicare che la voce informava, dava ordini e, e questa, cioè la sua coscienza vigile, la sua fisicità, diciamo così, seguiva e obbediva, cioè scriveva. Perché, fri, eh, perché fra le due sorgevano anche discussioni e divergenze in cui... In, in cui, quindi lui dice anche che fra la sua coscienza vigile eh, quotidiana e quello che gli veniva dettato non c'era piena armonia perché a volte venivano dette delle cose che lui non condivideva pienamente e lui dice io cedevo quasi sempre avvinto e convinto da una superiorità schiacciante di bontà e sapienza quindi gli venivano dette delle cose con le quali non sempre lui era d'accordo e quindi c'era una sorta di di atriba tra lui stesso, come essere umano, cosciente, concreto, razionante, eccetera, e questa voce che parlava attraverso di lui e diceva delle cose che non sempre condivideva, però alla fine lui diceva: Io cedevo sempre come vinto e avvinto e convinto di una superiorità schiacciante di bontà e sapienza. Questa voce. Gli, ha detto, gli disse, lui, tenete presente che è morto nel 72, quindi lui ha scritto nella prima parte di questo secolo, insomma, del secolo scorso. Questa voce, lui dice, che voce profetica, parlava per l'uomo del terzo millennio. Infatti, lui ha scritto anche un libro che si chiama La nuova civiltà del terzo millennio, tutto dettato da questa voce, e che concluse con queste parole. Il suo libro più famoso, che si chiama La Grande Sintesi, è quello in cui soprattutto lui è celebre, la Grande Sintesi. Poi ci sono anche altri libri, Le Nauri, c'è cioè la Nuova Civiltà del Terzo Millennio, però il più famoso è la Grande Sintesi. E le parole ultime della Grande Sintesi sono queste, le dico a titolo di introduzione e poi racconterò qualcosa della vita di Pietro Baldi. La mia opera è compiuta. Se tra anni e anni un'umanità diversa, tanto più grande e più buona, riguardando indietro, ricercherà questo seme gettato troppo in anticipo per essere subito fecondato e compreso, meravigliandosi come sia stato possibile così di precorrere i tempi, abbia un pensiero grato per l'essere umano che solo e ignoto questo lavoro ha compiuto attraverso il suo amore e il suo martirio. La sinfonia è scritta, il canto tace per riprendere in altre forme altrove. La voce si spegne, il pensiero si allontana dalla sua manifestazione esteriore nel profondo verso il suo centro, nell'infinito. Quindi questa voce dice di se stesso appunto che il compito è stato eseguito attraverso l'uomo che ha accettato di eseguirlo, attraverso il suo sacrificio, Valdi non ebbe per niente una vita facile, piena di sofferenze, di dolori di delusioni, e delusioni, però ha accettato di far questo e, e quindi il compito è finito con la scrittura di questi libri, di, queste, di questi testi. Allora, vediamo la vita di quest'uomo. Pietro Baldi eh, nacque nel 1886 a Foligno, questa cittadina dell'Umbria dove è ancora ricordato tantissimo, eh, perché è stato uno dei cittadini celebri di Foligno. Frequentò normali studi, poi si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza e si laureò in legge a Roma. Questo infatti, parecchia, una parte, una parte della sua vita giovanile si svolse a Roma. Si laureò a pieni voti. E poi lui disse, che, eh, disse, è stato confermato questo, che imparò con estrema facilità 4-5 lingue, tra cui francese, inglese e tedesco, eh, quasi ricordandole, non, eh, non studiandole più di tanto. Con, le studiava e con molta facilità riusciva a impararle, perché diceva appunto che era come rievocare qualche cosa che aveva saputo e momentaneamente dimenticato. Certamente fu poliglotta e aveva appreso le lingue con grandissima facilità. Il padre lui apparteneva a una nobile e anche abbastanza ricca famiglia umbra. Quindi il padre, quando lui si fu laureato, gli aprì a Roma uno studio di legale per stranieri, approfittando anche della sua conoscenza, l'ottima conoscenza delle lingue. Però eh, Ubaldi la seguì per poco tempo perché non amava molto il lavoro legale e quindi preferiva occuparsi di altre cose. Fra l'altro. Ebbe in questo periodo ci furono delle vicissitudini economiche per cui la famiglia perse. Questo non si è mai chiarito in che maniera furono forse intruffati, imbrogliati. Ho intuito questo da vaghi discorsi che ho ascoltato. Comunque, la famiglia perse praticamente tutto il patrimonio e quindi lui dovette necessariamente mettersi a lavorare. Ma non si dispiacque più di tanto di dover fare questa esperienza della povertà. Della, di fare una vita modesta, non, non se ne dispiace più di tanto lo, e lo interpretò come un'esperienza. Lui accettò sempre tutto quello che gli capitò considerandolo appunto un'esperienza e considerando che poteva essere eh, utili, utile alla sua vita. E, il lavoro che scelse poi per mantenere sé la famiglia che venne costruendosi non fu legato alla, alla legge che non amava tanto, ma fu legato alle lingue. Infatti fu per moltissimi anni insegnante di, di inglese, prima eh, addirittura a Modica. Il primo insegnamento lo ebbe a Modica in Sicilia all'inizio degli anni 30, quando aveva eh, cominciato questa attività di insegnante verso i 40-45 anni. Prima aveva cercato di salvare il suo patrimonio, aveva fatto un po' l'avvocato, eccetera. E quindi rimase per un anno in, in Sicilia e poi per... Eh, per vent'anni insegnò a Gubbio, quindi sempre in piccoli, piccoli centri. E fu proprio mentre era in Sicilia da solo, appunto in cui aveva appunto tipo 45 anni, eh, durante un Natale che trascorse lì da solo, che sentì per la prima volta la voce che gli parlò all'inizio come nell'orecchio, lui disse di sentirla in questa maniera con grandissima sorpresa. E in, in seguito questa voce divenne interiore, quindi inizialmente proprio un'audizione auricolare. E poi divenne interiore, quindi la percepiva come l'orber di cui abbiamo parlato prima, praticamente nella zona del cuore in maniera stabile e sicura. E lui trascrisse fedelmente quello che quella sera solitaria, lui era da solo, la famiglia non aveva seguito, lui ebbe anche difficoltà coniugali, incomprensioni con la moglie e così via. Trascrisse quello che la voce gli diceva. E le prime parole furono: Nel silenzio della notte, santa, ascoltami. Lascia ogni sapere, i ricordi, te stesso, tutto dimentica, abbandonati alla mia voce nel silenzio più completo dello spazio e del tempo. In questo vuoto odi la mia voce che dice, sorgi e parla, sono io. Chi fosse questo io, Ubaldi non l'ha mai detto, a differenza di Jacob Lorbe, lo cito altre volte perché c'è una certa analogia, a differenza di Jacob Lorbe che disse sempre che a scrivere, a parlare attraverso di lui, a parlare, ecco, lui poi scriveva, ma la voce che sentiva era quella del nostro Signore, perché eh, lui scriveva eh, in prima persona, io ti dico, io ti dico, e quindi io, me, mi, sempre scritti con la lettera maiuscola, lui rimase sempre convinto che fosse Dio, oppure comunque un'altissima entità che parlava attraverso di lui. E invece Ubaldi non, non, non disse mai chi era questa voce, però, quando questa voce gli dice sono io, lui certamente ha intuito chi potesse essere, poi un'estrema discrezione che gli era propria, non diede altre spiegazioni. Comunque, dopo questa prima frase ne arrivò un'altra per confortarlo, per aiutarlo, perché certamente è un grande shock per una persona che non sa niente di queste cose. E viene sorpreso appunto da un'esperienza di questo tipo. E la voce gli disse ancora: esulta della mia presenza, essa è gran cosa per te. È un gran premio che hai duramente meritato. È quel segno che tanto hai invocato di quel più grande mondo nel quale io vivo e in cui, in cui tu hai creduto. Quindi, questo io dice: Io vi, sono vivo in quel grande mondo nel quale tu hai creduto. Quindi, chi, chi sarà? Certamente un'entità altissima. Non domandare il mio nome, non cercare di indovinarmi, non potresti, nessuno potrebbe, non tentare inutili ipotesi. Tu mi conosci lo stesso. Quindi eh, parlo un po' per enigmi questa voce, però fa intuire che si tratta di una voce che viene da un'entità altissima e che dentro di sé Ubaldi certamente conosce. Quando la voce gli dice Sono io, tu mi conosci lo stesso, quindi lui in qualche modo probabilmente deve aver intuito, anche se la voce gli dice non chiedere il mio nome, non lo farò il mio nome, però tu mi conosci lo stesso, quindi una intuizione interiore profonda. E questa esperienza della notte di Natale del, 31, Natale del 1931 segna definitivamente la vita di Pietro Baldi, che da allora dedica la sua esistenza a questo, si dedicò sempre con maggiore attenzione a quello che gli veniva comunicato. Poi le tappe della sua vita, le tappe esteriori della sua vita non furono molto eh, significative, nel senso che condusse una vita complessivamente abbastanza modesta e tranquilla, eh, poco appariscenti, anche se non facili. E dopo Modica insegnò per vent'anni a Gubbio, come accennavo prima. Lui era profondamente religioso e quindi affrontò con animo coraggioso e forte le tante difficoltà che la vita gli diede, perse un figlio, gli morì un figlio. Ebbe incomprensioni nel matrimonio, quindi visse complessivamente abbastanza solo. E poi nel 52, cioè dopo vent'anni, quindi facciamoci i conti: nel 31-32 era stato in Sicilia per un anno, poi 20 anni a Gubbio, quindi arriviamo al 52. Per le tante difficoltà che ave, trovava in Italia e per la poca comprensione per la sua opera, nel 52 si trasferì in Brasile. In Brasile aveva molti seguaci, nel senso che. Le sue opere che erano state pubblicate, avevano incontrato in Brasile moltissimo consenso, per cui aveva dei seguaci che lo invitavano ad andare lì e a portare la sua parola, il suo insegnamento, la sua esperienza, i suoi libri, le sue pubblicazioni lì. E lui va con la famiglia, va in Brasile e lì vive gli ultimi vent'anni della sua vita. Infatti, è nato nel 1952 e muore nel 72, eh, sempre in Brasile, senza ritornare più in Italia. Quindi i suoi libri, appunto, erano molto pubblicati, addirittura alcuni prima in Brasile, quindi in portoghese, prima in Brasile che in Italia, alcuni poi furono appunto pubblicati dopo. Pietro Baldi aveva. Era, molto, era cristiano nell'animo anche se aveva degli aspetti che non si conciliavano completamente con la dottrina cristiana, poi vedremo quali però lui aveva un altro concetto del dolore, questo viene dal, certamente dal cristianesimo, cioè dal apprezzare il dolore come eh, forma necessaria come esperienza necessaria per progredire cioè accettare il dolore con eh, rassegnazione con, con coraggio con, anche con serenità era detta di tutti, lui fra l'altro era un, una persona serena, anche se ebbe tante difficoltà, ironica, gioiosa, e quindi era, la sua compagnia era, era molto piacevole. Era molto spiritoso, affettuoso e anche molto modesto. Quindi aveva un bellissimo carattere. E sempre diceva che la vita è costituita da una serie di prove e quindi aveva un profondo senso dell'oltre, cioè del, del fatto, e questo è un culto cristiano in questo, il fatto di considerare questa vita come un'esperienza necessaria, un trampolino di prova poi per eh, andare nell'oltre più preparati e su questo ha sempre, ha sempre insistito cioè bisogna considerare questa vita come un mezzo per arrivare nell'altra più preparati più predisposti per meritarla, ecco questo lui diceva quindi lui come insegnante pare che fosse eccezionale perché oltre a insegnare tecnicamente l'inglese, che fu sempre la sua materia di insegnamento, insegnava ai suoi allievi anche a vivere. Quindi tanti hanno riportato di lui questo ricordo straordinario. Quindi, eh, l'evento fondamentale della sua vita, come dicevamo, fu l'incontro con questa voce, di cui parlò anche con dei sacerdoti, perché inizialmente chiaramente la cosa ho, lo sconvolse abbastanza. E lui ne parlò con un sacerdote suo amico di Montefalco. Montefalco è sempre una cittadina in Umbria vicino a Foligno, insomma, quelle sono le zone dove lui è vissuto, e Don Brizio Casciola. Io volevo leggere questo un commento di Don Brizio Casciola perché. Descrive molto bene l'avventura spirituale di, di Pietro Ubaldi. E lui dice: un uomo Lo descrive così, un uomo che dopo aver studiato legge con poca voglia, dopo aver viaggiato per, eh, per il mondo ed imparare le lingue, si applica ad insegnare l'inglese in un piccolo ginnasio di provincia e non si occupa né di studi né di, scien di letture scientifiche. Ebbene. Quindi lo descrive come un uomo normalissimo che ha viaggiato un po', ha, ha, si è praticato nelle lingue, ha studiato legge con poca voglia, infatti non gli piaceva e poi ha insegnato modestamente in un paese di provincia, una cittadina di provincia come Gubbio. Ebbene, lui dice: costui, quest'uomo all'improvviso prende la penna e scrive dei messaggi spirituali impressionanti che gli asserisce esserli dettati da esseri superiori. Trascorsi due anni, quindi ci fu i primi anni di insegnamenti come abbiamo letto prima in qualche frase di, di, di ammaestramento di abitu per abituarla a questo nuovo dettato. Poi dice il sacerdote, trascorsi due anni e sempre accusando la medesima provenienza, detta in volu un volume di 400 pagine la grande sintesi riguardante la scienza e la vita che si mostra in formato per vie straordinarie degli ultimi risultati, Trova connessioni inedite e anticipa scoperte e teorie scientifiche. Il tutto in una forma letteraria irreprensibile, lucida ed elegante, con un tono elevatissimo, con spiritualità calda e pura, un'umanità palpitante. Quindi, questo è il commento del sacerdote che è stupefatto, anche lui forse mi ha confrontato per la prima volta con una cosa del genere, eh, di vedere quest'uomo che era stato fino a quel momento una persona normalissima, che. Se vogliamo, anche abbastanza banale, aver seguito una vita normale, pur essendo buono, essendo ironico, essendo accettando, essendo un buon cristiano, e così via. Però a un certo punto Di Colpo, verso i 40-45 anni, comincia a scrivere in questo modo e scrive soprattutto il primo libro, 400 pagine di getto, senza una correzione, senza un ripensamento, senza fare schemi, che è la, la caratteristica appunto di queste scritture. Vale la pena di ricordare, questo lo dico, che per i suoi scritti, per queste sue opere ispirate, Ubaldo fu candidato al Premio Nobel e gli fu eh, preferito Sartre in quell'anno, però era candidato anche lui, quindi per dire l'elevatezza e il valore delle opere che lui ha scritto. Lui ebbe rapporti epistolari con vari scienziati, con vari personaggi importanti tra cui Einstein, Albert Einstein. Ecco, qui eh, appunto dicevo che eh, faccio un paragone con Norbert che ho anticipato prima, però Norbert non è stato l'unico a ricevere degli scritti per ispirazione, eh, perché anche, anche Goethe, per esempio, che io ho citato altre volte, anche Goethe scrisse molte cose per ispirazione. Per esempio, lui diceva che fin da ragazzino aveva scritto delle poesie che gli sgorgavano improvvisamente, se non faceva presto a scriverle, se le dimenticava, cioè gli arrivavano come messaggi e doveva avere qualche cosa per scriverla immediatamente, altrimenti poi gli passano di mente. E così altri, addirittura Goethe scrisse Il dolori del giovane Werther, che è l'opera che lo ha reso famoso a 25 anni, e la scrisse di getto in pochissimo tempo, e lui stesso disse di averla riletta una volta finita con stupore, non conservando il ricordo cosciente di averla, di averla scritta in quella maniera. Ed è stata un'opera che la, è la sua, certamente, la sua più famosa è quella che che diede inizio alla sua grande fama. Lui poi ha fatto tantissime altre cose, ma la sua prima opera era questa. E delle poesie scrisse appunto quello, lui è un grandissimo lirico, credo. e queste poesie gli sgorgavano così tranquillamente. E una, un discorso che Dante stesso, eh, che, che, che Ubaldi stesso scrisse in un suo libro, è questo: se lo scritto trascende la potenza culturale e intellettuale dello scrittore, ci deve essere da qualche parte una sorgente da cui tutto è nato e questo è abbastanza logico. Ed è questa una caratteristica delle scritture, anche delle pitture, dei disegni medianici, cioè di opere che scaturiscano all'improvviso da persone che non hanno la preparazione necessaria per scrivere cose di questo genere, che scrivono in maniera diretta, immediata, senza bisogno di fare nessun tipo di correzione e che alla fine eh, risultano perfette, tali che la persona chiaramente dice che senza quel momento di ispirazione non sarebbe mai stato in grado di, di scriverla. E a proposito di questo modo di, di, di scrivere, vi cito anche una lettera che è poco nota eh, che di, di Giacomo Leopardi, perché anche Giacomo Leopardi ha scritto tante poesie in questa maniera, cioè ispirata, e molto velocemente ispirata. Lui l'ha scritta in una lettera del 5 maggio 1824 all'amico Melchiorri. E questo va tenuto presente perché pochi lo sanno. E, e Giacomo Leopardi, e sapete che lirico straordinario sia stato, e lui dice come ha scritto queste poesie. Io non ho mai scritto in vita mia se non pochissime e brevi poesie, cioè, scritte volutamente. Cioè. Nello scrivere non ho mai sentito altro che un'ispirazione o frenesia, raggiungendo la quale in due minuti si formava il disegno. E la distribuzione di tutto il componimento. Fatto questo, sogno sempre aspettare che mi torni un altro momento, e tornandomi mi pongo allora a comporre. E se l'ispirazione non mi nasce da sé, più facilmente uscirebbe acqua da un tronco che un solo verso dal mio cervello. Perché questa è una, una dichiarazione veramente straordinaria, che lui dice che appunto le poesie gli arrivavano all'improvviso. E non era il caso che lui si mettesse, dice solo uno o due io ho scritto volutamente, tutte le altre sono arrivate in questa maniera, cioè sono arrivate praticamente da sole e eh, se non mi viene questo momento ispirativo dice più facilmente uscirebbe acqua da un tronco che un solo verso dal mio cervello. Quindi è una dichiarazione veramente fatta poi in libertà in una lettera a un amico che si è conservata, quindi lui l'ha scritta proprio con, con, grande, con grande intimità. Eh, sono tanti gli esempi che si potrebbero fare da questo punto di vista per esempio eh, ho citato Giovanna d'Arco andiamo molto più indietro nel tempo ma anche questo è un caso storico famoso Giovanna d'Arco che disse nel processo famoso che poi la condannò a rogo disse quando io ebbi tre, 13 anni udì una voce per aiutarmi a governarmi e la prima volta ebbi una grande paura è logico, una bambina di 13 anni sente una voce che le parla e chiaramente ha paura. Questa voce venne verso mezzogiorno in estate nel giardino di mio padre. Io ho inteso questa voce sulla destra, dal lato della chiesa, e, in, in, e io intendo raramente, senza vedere, un chiarore della parte dove la voce si fa intendere. Ed essa è abitualmente molto viva. Quindi lei sente la voce. E contemporaneamente vede un chiarore che accompagna questa voce. Lei disse sempre che la voce veniva dall'arcangelo Michele. E sappiamo che seguendo le indicazioni della voce, Giovanna d'Arco bloccò l'invasione dell'Inghilterra e restituì il trono al legittimo sovrano di Francia, Enrico VII. Però fu processata, naturalmente sappiamo che fu un processo eh, finalizzato a levarla di mezzo perché dava fastidio e quindi lei non vuole rinnegare le sue voci, fu processata come eretica e finì, e finì sul rogo, sempre invocando Gesù e invocando San Michele. Quindi gli esempi che potrei fare sono tanti, ho citato Goethe, Giovanna d'Arco, ho citato Leopardi, ma ne potrei citare tantissimi altri, tra questi iniziati parecchi, alcuni, non pochi di loro, hanno avuto questo modo di percepire la voce, e tra questi anche il nostro Ubaldi, mi sembra giusto... Eh, circoscrivere un po' la situazione non, non è stato l'unico eh, a mettersi in ascolto di una voce altri ce ne sono stati io ne ho citati alcuni e quindi è, imp è importante anche sapere eh, sapere appunto che è una cosa che è successa anche ad altri l'importante è che chi percepisce eh, questa situazione sia in grado di accoglierla e di accettarla e poi di vivere la sua vita conseguentemente ecco fra l'altro, Ubaldi dice che anche tutti i grandi fondatori di religioni, e lui cita personaggi, comincia con Krishna, Zoroastro, Hermes, Mosè, Buddha, Orfeo, Pitagora, fino a Cristo che li supera tutti, lui dice: tutti costoro hanno ricevuto gli insegnamenti che poi hanno divulgato per ispirazione, cioè guidati dall'alto, qualche, dall qualche cosa che viene da fuori e di cui loro sono canali di cui loro sono il tramite. A livelli più modesti lui dice anch'io sto facendo questo lavoro, cioè io ascolto, scrivo e, e comunico in questo modo, faccio sapere questo. Allora, Pietro Baldi è stato protagonista appunto di un fenomeno di questo tipo per il quale lui coniò il termine Nouri. Che deriva, solo in lui si trova questo termine, è cognato da lui, che però deriva da un'espressione greca, da una parola greca che è nous, che vuol dire pensiero. E quindi lui dice, afferma, che è, è così perché la fisica moderna l'ha confermato: che l'intima natura della realtà è pensiero. E per cogliere questo pensiero occorre, occorre mettersi nello stato d'animo giusto e imparare a percepire la realtà superiore dell'universo. Nel suo libro che si chiama appunto Le Noiri, lui scrive: Basta questo mio cambiamento di coscienza per mutare e spostare tutta la gamma delle mie risonanze interiori per farmi percepire l'universo quale è nella sua fase superiore. E psichismo esso diventa come sua reale nuova forma di essere, appena in quella dimensione io abbia saputo coscientemente affacciarmi. Quindi dice che è sufficiente che lui riesca a mettersi nella lunghezza d'onda giusta, come se fosse una radio, diciamo così, per percepire questo grande pensiero che gli comunica queste cose. Allora tutto l'universo diventa nori, cioè pensiero, allora realmente tutto ciò che esiste emana pensiero, e tale io sento l'universo in questi stati medianici, parla anche di medianità, appunto. Come un possente organismo concettuale. La vera grande nori che io affermo e registro è l'emanazione armonica e organica del pensiero infinito di Dio. Quindi lui eh, esprime chiaramente questo suo convincimento che ciò che percepisce viene da un'altra dimensione, viene, viene da Dio. E scrive ancora: la più grande sorgente inaurica è ciò che l'uomo ha definito Dio e la Bibbia. E quindi questo è il suo pensiero che venga, venga da fuori, non può d'altra parte pensare diversamente. E dunque, lui in, questo, in questi libri scrive anche che per essere degni, e questo è un insegnamento anche per chi oggi scrive medianicamente, per chi riceve ispirazione, eccetera, per essere degni di ricevere questo tipo di insegnamento che viene da fuori, bisogna condurre una vita degna. È anche la fonte, se la fonte è purissima, altrettanto pura deve essere la grondaia, diciamo così, che riceve questo insegnamento. Aveva lui al suo attivo una vita di morale irreprensibile, una vita quasi ascetica, molto povera, molto modesta. E in solitudine. Lui sapeva che aveva bisogno della solitudine, una lunga consuetudine al dolore, ed era consapevole. Di questo, che questo dolore, questa vita ascetica, questa vita pura, era in grado di purificarlo, era in grado di edificarlo, di renderlo degno di accettare, di accogliere queste, queste, questi insegnamenti. E sapeva anche che gli era necessaria la solitudine, perché aveva bisogno di concentrarsi in se stesso, aveva bisogno di affinare il suo pensiero. Quindi lui riusciva a mettersi in sintonia con la fonte da cui gli venivano tutti questi insegnamenti. Praticamente l'ha scritto anche soltanto durante le vacanze estive, perché quando aveva l'insegnamento al quale lui si dedicava con grande attenzione, il contatto con i ragazzi, eccetera, eccetera, non riusciva. Lui praticamente scriveva durante l'estate, lui passava le vacanze in Umbria, con l'Umberto, vicino a Perugia, con la famiglia, e allora lì scriveva, soprattutto di notte, perché la famiglia eh, dormiva. E lui poteva scrivere di notte perché tanto di giorno non andava a scuola quindi poteva dormire un po' di giorno e di notte lui percepiva, si metteva nello stato d'animo giusto, percepiva, scriveva e non doveva essere interrotto, se qualcuno lo interrompeva non riusciva più a riprendere, di cui la necessità di scrivere di notte perché se lo interrompevano eh, lui perdeva il filo del contatto e doveva rimandare. Ecco, quindi tra i tanti aspetti dell'opera di Ubaldi che si potrebbero sottolineare, eh, lui eh, esprime una vastissima concezione dell'universo e delle cose, le sue intuizioni scientifiche, intuizioni scientifiche che anticiparono i tempi, eh, dilatarono addirittura le teorie di Einstein e eh, lui si batté sempre per quella che definì la nuova civiltà del terzo millennio. Quindi eh, intuizioni e sollecitazioni di tipo sociale, di tipo scientifico e di tipo eh, spirituale, e anche molte visioni profetiche, perché prevede cose che all'epoca sua eh, non, erano, non erano prevedibili. La sua opera fondamentale, infatti, è un vastissimo affresco, dove descrive l'architettura dei mondi, descrive il ciclo evolutivo che dalla materia inanimata, questo è un concetto molto bello, che dalla materia inanimata arriva a Dio, muove verso Dio attraverso la vita minerale, vegetale, animale, umana e spirituale, quindi tutti i livelli che noi nella nostra evoluzione dobbiamo attraversare. E quindi Ubaldi arriva a parlare di reincarnazione che per un cristiano devoto e, e che frequentava la Chiesa con amici sacerdoti come era lui, non era l'ideale, nel senso che il cristianesimo, come sappiamo, non prevede eh, la dottrina della reincarnazione. Per questo Ubaldi ebbe delle difficoltà. Eh, teniamo conto che lui queste cose le scrisse alla metà del secolo scorso, cominciò negli anni 30 e 20-30 anni ha scritto tutte queste cose. Quindi andiamo indietro di 70-80 anni. Oggi se ne parla molto di più e, viene, almeno come ipotesi di lavoro, queste cose vengono accettate. All'epoca di Ubaldi era molto difficile parlarne, infatti lui ebbe delle difficoltà con la Chiesa, cosa che lo addolorò moltissimo perché si sentiva molto legato alla Chiesa e tale cercò sempre, sempre di rimanere. Lui appunto parlò di molte, di molte soluzioni scientifiche, eh, ampliò il concetto di evoluzione darwiniana. E una serie di affermazioni che lo, lo avvicinano in qualche modo anche al padre gesuita, Théodore de Chardin, che anche lui ebbe un po' di difficoltà con la Chiesa, a lungo fu incompreso. E prima di lui Goethe e Rudolf Steiner, che eh, si mossero anche loro in questa direzione, cioè parlarono di evoluzione non in senso darwiniano, ma in senso spirituale. Ecco, quindi c'è una, una catena di pensiero che conduce ebbe anche questo concetto eh, della solidità apparente della materia, cioè la materia che è energia, che è forza, che è eh, l'energia che si trasforma in materia a causa della velocità, quindi espresse un sacco di concetti scientifici che quando lui li espresse all'epoca sua non erano ancora così familiari, che però lui descrisse, lui non aveva nessuna formazione di tipo scientifico perché aveva studiato legge poi aveva... e poi lingue, quindi l'affermazione scientifica non c'era, però attraverso le parole che gli venivano dettate riuscì a scrivere, a scrivere queste cose. E soprattutto fece un grandissimo discorso con riferimento appunto alla necessità evolutiva, necessità cosmica di evoluzione per l'essere umano e per lo spirito umano che passa attraverso tutte queste Esperienze quindi dal, dal mondo minerale, poi vegetale, animale, eh, umano e poi spirituale, tutta una grandissima catena, infatti, un concetto che era anche di antichi mistici, indiani e così via, e che lui riprende e racconta in maniera molto e che secondo me è un bellissimo concetto, cioè la necessità eh, per l'anima di fare esperienza. Completa di tutto quello che è la vita sulla Terra, lui lo esprime con parole molto belle. Naturalmente qui non posso dire più di tanto, rimando quindi alla lettura del, dei suoi libri, in particolare la grande sintesi, che è un libro impegnativo da leggere, perché sono 400 pagine, però ci sono delle grandi le cose molto belle dentro, delle cose veramente sorprendenti, anche pensando che eh, fu scritto quasi cent'anni fa, perché negli anni 30, ecco, quindi. Eh, fu scritto in questo, in questo periodo e poi lui parlò molto della morte parlò molto della morte eh, aiutando moltissimo a superare il concetto eh, della morte che è la fine di tutto della paura della morte quindi ebbe parole molto molto belle da questo punto di vista e lui dice la morte non è uguale per tutti lo è nel corpo non nello spirito e quindi eh, racconta appunto che cosa succede dopo la morte e eh, in fondo è tantissimo coraggio appunto raccontando come nell'essere più evoluto non c'è neanche perdita di coscienza quando si esala l'ultimo respiro ma ci si trasferisce direttamente in un'altra dimensione. Dopo la morte ognuno viene diretto alla dimensione alla quale appartiene, alla dimensione adatta alla sua evoluzione, al suo livello evolutivo. Io ve lo dico in pochissime parole però se leggerete direttamente Ubaldi ci sono delle descrizioni veramente interessanti e convincenti. Lui dice che con la morte nulla si perde assolutamente perché gli elementi fisici ritornano nei cicli della natura da cui sono emersi e l'anima liberata dai pesi materiali ascende al piano che è proprio per poi affrontare altre prove necessarie alla sua crescita. La perdita di coscienza di cui la voce parla, che di cui ci è nato prima, un attimo di perdita di coscienza, si riferisce a una sorta di stato di latenza, di riposo, di questo parlano anche le varie eh, manifestazioni me medianiche, che ci sarebbe questo periodo di riposo dopo la morte, dell'ane, quindi riposo dell'anima, di che è ancora ai primi livelli della scala evolutiva. Quindi ci sarebbe bisogno di questo riposo per recuperare energie dopo la crisi della morte, dopo l'esperienza terrena. Invece per le anime più evolute di questo periodo di riposo non ci sarebbe bisogno perché l'anima evoluta passa direttamente a livello che le, che le è proprio. E quindi riemerge eh, con la propria coscienza, arricchito della più recente esperienza terrena. E questo avviene fino a che non si è raggiunto quel livello, di, di coscienza che consente di scegliere le prove adatte. Anche, anche di questo parlano tante volte le, le, i messaggi medianici, cioè che sarebbe l'anima stessa che a un certo punto eh, fa delle scelte con riferimento alla vita successiva e sceglie le prove che sarebbero più adatte a completare, ad arricchire, a migliorare la propria evoluzione, a progredire. Ecco. Conservando. Sempre la, la coscienza di sé. E questa è una cosa che a noi interessa, a noi umani interessa moltissimo: conservare la coscienza di sé. Anch'io devo dire e confesso che quello che temo di più è la perdita della coscienza, eh, ma non credo che sarà così, perché io credo in questa messaggistica che arriva da, da tanti arriva, non soltanto da Ubaldi, e questa è una delle cose che mi convince maggiormente. Cioè Ubaldi queste cose le ha dette in un certo contesto storico, in una certa zona, eccetera, ma altri l'hanno detto in altre nazioni, in altri tempi, cioè arriva sempre questo insegnamento. E quindi ognuno di questi personaggi, di questi illuminati di cui abbiamo parlato, è un tassello che va ad aggiungere qualche cosa a un quadro abbastanza ampio e che ogni volta si arricchisce di nuove formule. Le formulazioni a volte sono diverse, differiscono le parole, però il concetto non cambia più di tanto. Quindi c'è questa eh, continuità di insegnamento che si arricchisce via via, anche a seconda del, della cultura, del temperamento, dell'epoca storica in cui arriva e che però tutti questi insegnamenti vanno tutti in un'unica direzione. Quindi direi che possiamo essere abbastanza tranquilli. Vediamo ancora cosa si può dire. Di, di Pietro Baldi, ecco, Pietro Baldi, come vi ho detto, è, diciamo a livello biografico, nel 52 siccome in Italia aveva molte difficoltà di vita per sé, per i figli, difficoltà di lavoro e così via, e si trasferisce in Brasile, dove, come ho detto prima, aveva molti seguaci, dove le sue opere venivano pubblicate a volte prima che, ancora che in Italia. E lui, scrivendo poi a una, una persona amica. E scrive dice spiega come è mai è andato in Brasile dice sono venuto qui in Brasile nel 52 con tutta la famiglia perché in Italia non avevo più i mezzi per vivere non avevo che fame siamo nel dopoguerra eh? dopoguerra siamo nel, nel 52 ma alle spalle gli anni del dopoguerra quindi anni difficili avevo dovuto l'insegnamento era andato come poteva i figli non avevano trovato collocazione eccetera Dio mi fa Dio mi ha salvato qui trasportandomi in una terra vergine dove si può seminare. Era assurdo che io restassi a lottare per seminare sullo scoglio. Per vent'anni ho elemosinato editori e non posso più logorarmi in questa lotta inutile. C'è ecco, eh, anche il fatto editoriale, perché in, ho detto prima che le sue opere in Brasile venivano sub, subito pubblicate appena lui le scriveva, e in Italia questo no. Si dice: Per vent'anni ho elemosinato. Editorio. Non posso più logorarmi in questa lotta inutile. Invecchio e il tempo prezioso passa. Io devo produrre. È la produzione che resta e non le amicizie, gli articoli, le conferenze, i movimenti, ma i libri diffusi nel mondo in modo che nessuna guerra possa distruggerli. Lui aveva anche l'esperienza della guerra alle spalle. Quindi lui non crede tanto nelle conferenze, nelle, negli articoli dei giornali, eccetera, ma crede nei libri, i libri che restano. E che sono, continuano ad essere pubblicati, i libri restano e io parlo alla gente del 2000, la quale dopo strazi immensi potrà capire. Oggi non si può capire, non è colpa mia. Quindi lui vede la possibilità di capire le cose che lui scrive per l'uomo del 2000, e questo, anche se l'uomo del 2000 non è diventato la perfezione come ci si poteva eh, auspicare, l'uomo del 2000 è in grado di capire perché oggi. In questi anni, per la prima volta, dopo un grande lavoro di semina, un grande lavoro di formazione, eh, queste cose possono essere pubblicate e non stupiscano più nessuno. Io l'ho sperimentato con la mia stessa attività. Io ho cominciato 40 anni fa a scrivere articoli eh, su temi della ricerca psichica. E io ricordo 40 anni fa, quando scrivevo gli articoli per la Domenica del Corriere, facevano eh, effetto: la gente si stupiva di queste cose, non ne sapeva niente. E in questi anni ho visto invece cambiare molto l'attitudine delle persone, c'è un'accettazione molto maggiore, c'è una consapevolezza maggiore, se si parla di fenomeno fenomenologia paranormale, di medianità, eccetera, di spiritualità la gente sa di che cosa si tratta, poi se non segue, se non partecipa è un altro tipo di discorso, però è stato fatto un grande lavoro di informazione e di comunicazione, quindi Ubaldi non ha torto a dire io parlo per la gente del 2000. E infatti le sue opere, quantomeno in Italia, sono state lette di più verso la fine del secolo scorso, all'inizio di questo, di quanto non lo fossero quando lui era, era in vita. Quindi in questo ha visto giusto. Quindi qua c'è raccolto il suo destino personale, la sua missione, e che oggi comincia naturalmente ad essere, ad essere meglio conosciuto e lui è considerato un grande illuminato perché ha saputo mettersi appunto in ascolto di questa voce che, eh, ha condizionato poi tutta la vita, tutti gli ultimi eh, diciamo, più di 40 anni della sua vita, eh, sono stati dedicati a questo: una vita eh, che, diciamo, in, nella parte oggettiva quotidiana è stata molto modesta, come abbiamo visto, con poche cose, dispiaceri, morte di un figlio, matrimonio, che è sempre andato così e così, e non era capito. d'altra parte non è difficile, non è facile convivere con una persona che a un certo punto subisce questo tipo di trasformazione quindi non si può eh, dare colpe a nessuno ecco è andata così ma lui ha saputo reagire ed essere sempre eh, disponibile ironico gentile affettuoso con tutti perché tutti lo descrivono appunto lo descrivono come tale negli ultimi anni della sua vita gli ultimi suoi pensieri furono dedicati a uno dei grandi problemi del nostro tempo cioè a quello della droga e lui disse appunto a chi gli stava accanto in quegli ultimi momenti, mi piange il cuore a vedere tanto disastro di gioventù che si perde, gioventù ricca di mezzi, di intelligenza, a cui non manca nulla per avere una vita buona e bella, creatrice, piena di successi e di soddisfazioni altissime. È una grande sofferenza per vedere questo discorso della droga come si stava purtroppo diffondendo già negli anni 70. E lui aggiunge, io voglio far vedere quale altro mondo esiste e dove si può trovare una vera felicità, che non è quella della droga che ammazza, una felicità che dà la vita eterna, una felicità sconfinata, che travolge solamente nel concepirla, per quanto è grande e bella. Vorrei far sentire a questi giovani la mia passione per salvarli, per farli veri e soprattutto soddisfatti e felici. Aiutatemi a salvarli. Faremo un'opera grande, immensa, di bene, un'opera veramente santa. Ecco, queste furono le sue ultime parole. Quindi parole rivolte ai giovani perché si volgano verso il bene, lasciano queste gioie effimere e si rivolgano verso una vita spirituale. Quindi un uomo che ha dedicato eh, tutta la sua vita a questo e che mi ha fatto piacere ricordare e che io ho inserito in questo libro dei grandi iniziati perché ritengo veramente che lo sia. Eh, vi raccomando tra i suoi libri La Grande Sintesi in particolare, che è il più famoso, poi c'è Le Nauri, che è poi il, per una nuova civiltà del terzo millennio, che è il suo libro di tipo sociale. Le Nauri è il, tipo, il libro di tipo più spirituale, e La Grande Sintesi è il libro nel quale lui eh, accenna, eh, Presenta questo grandissimo affresco dell'evoluzione dell'umanità, del destino dell'uomo, del, anche partendo da tempi antichissimi, andando proiettandosi verso il futuro. Quindi è un libro che è diciamo, la base per cominciare a conoscerlo. E sono sicura che chi lo leggerà non se ne pentirà. Se qualcuno invece vuole avere una prima infarinatura di Pietro Baldi e di tanti altri grandi iniziati, eh, c'è questo mio libro che è i grandi iniziati del nostro tempo che so che ha aiutato eh, parecchie persone, mi è stato detto, eh, sono capitoli di 14-15 pagine per ogni personaggio, li ho citati all'inizio quali sono, e ha aiutato parecchie persone a trovare un indirizzo, nel senso che magari cominciano a leggere di uno di questi personaggi, uno qualunque, e poi viene voglia di, di andare oltre, perché in questo campo, veramente, che non è connotissimo, è ancora abbastanza di nicchia, però ci sono veramente dei tesori. Io ho messo qui anche una ampia bibliografia per chi volesse approfondire eh, certe tematiche, quindi si può trovare qui un primo approccio. Poi naturalmente per ognuno di questi personaggi ci sono testi appositi che dedicati naturalmente ad ognuno di loro, i testi scritti da loro e così via. Quindi è uno stimolo questo mio testo, come sono uno stimolo queste lezioni che stiamo conducendo già da diversi mesi eh, sulla Lux, su questa piattaforma. Alla quale tengo tanto e dalla quale vi sto parlando. Vi ringrazio moltissimo di avermi ascoltato e alla prossima. Buona serata a tutti.